프란치스코 교황이 한 달 만에 성 베드로 광장에서 신자들과 함께 주일 3종 기도를 바쳤습니다. 교황은 광장이 항상 그리웠다고 밝혔습니다. 주일 3종 기도 내용 살펴보겠습니다. 프란치스코 교황이 성 베드로 광장을 바라보며 인사합니다. 수백 명의 신자들이 교황의 인사에 박수로 화답합니다. 코로나19 방역 지침이 완화되면서 도서관이 아닌 성 베드로 광장에서 주일 3종 기도를 바칠 수 있게 된 겁니다. Io vi dico una cosa. Mi manca la piazza quando devo fare l'Angelus in biblioteca. Sono contento. Grazie a Dio. E grazie a voi per la vostra presenza. Ai ragazzi dell'Immacolata che sono bravi, eh? E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. 신자들과 함께하는 3종 기도 약 한 달 만입니다. 교황은 이날 복음에서 나오는 세 가지 행위에 대해 설명했습니다. 바라보기, 만지기, 먹기 등입니다. 부활한 예수님은 제자들 앞에 나타났고, 제자들은 마치 유령을 본 것처럼 겁에 질렸습니다. Guardare. Guardate le mie mani e i miei piedi, dice Gesù. Guardare non è solo vedere, è di più. Comporta anche l'intenzione, comporta anche la volontà. Per questo è uno dei verbi dell'amore. La mamma e il papà guardano il loro bambino. Gli innamorati si guardano a vicenda. 이어 교황은 만지는 행위에 대해 설명했습니다. Secondo verbo è toccare, invitando i discepoli a toccarlo, per constatare che non è un fantasma, toccatemi. Gesù indica a loro e a noi che la relazione con lui e con i nostri fratelli non può rimanere a distanza. 이어 예수님은 제자들에게 먹을 것이 있는지 물었고 물고기 한 토막을 먹었습니다. 교황은 먹는 행위에 대해 이렇게 설명했습니다. E veniamo allora al terzo verbo, mangiare, che esprime bene la nostra umanità nella sua più naturale indigenza, cioè il bisogno di nutrirci per vivere. Ma il mangiare, quando lo facciamo insieme, in famiglia o tra amici, diventa pure espressione di amore, espressione di comunione, di festa. 교황이 방역 지침이 완화되자 즉각 발코니로 나와 신자들과 함께한 이후 서로 바라보고 만지고 함께 식사하는 기쁨을 전하려고 한 것으로 풀이됩니다. Essere cristiani non è prima di tutto una dottrina, un ideale morale, è la relazione viva con Lui, con il Signore risorto. Lo guardiamo, lo tocchiamo, ci nutriamo di Lui e trasformati dal suo amore guardiamo, tocchiamo e nutriamo gli altri come fratelli e sorelle. 지금까지 앵커 리포트였습니다.